Ettore Bassi, allora si diceva a videocamera spenta ci dispiace molto per ciò che ti è accaduto nella Porta Rossa. Sì, per fortuna accade solo nei film, quindi ci può stare. Ci può stare, ci deve stare. Allora, Ballando con le Stelle, una nuova esperienza, che rapporto hai tu con il ballo? Ma un rapporto di sospetto fino adesso. Però che piano piano sto cercando di dissipare, è molto divertente la cosa. E poi comunque, visto il livello così alto di preparazione degli insegnanti, del programma, eccetera, è anche un'occasione bella per me, per chi fa il mio lavoro, anche per trovare una maniera di arricchirsi e di accumulare esperienze utili, perché comunque il rapporto che si ha con il ballo in questa situazione è veramente serio, è di altissimo livello, e allora bisogna in qualche modo imparare a incastrarsi lì dentro e gestirlo. Sei preparato a lavorare duro? Beh, mi devo preparare per forza, sono costretto, ecco, diciamo così, preso per la collottola ogni tanto e messo a lavorare, perché, ma più che altro perché avendo anche altri impegni è un po' complicato incastrare tutto, però ce la stiamo facendo. Che altri impegni hai? Cosa stai facendo? Beh, sto portando in giro a teatro sempre il mio monologo, Il Sindaco Pescatore, che è uno spettacolo che sta avendo una grandissima risposta da parte di tutti. E quindi me lo chiedono, allora io non mi risparmio in quello, lo voglio diffondere perché è una storia che la gente deve conoscere. Quindi al momento sono occupato in quello e poi ovviamente Ballando è talmente debordante come macchina di spettacolo che mi risucchia in tutto e quello che resta è Il Sindaco. Riuscirai a fare tutto. Due parole su questa storia che il pubblico deve conoscere, dici perché. Ne parlavo adesso con Ivan Zazzaroni, che è stato coinvolto nella stesura del libro originale di Dario Vassallo. La storia di Angelo Vassallo è una storia importante e che bisogna conoscere, perché è una storia che parla di legalità innanzitutto, quindi di buona politica, la politica per la gente. È una storia che parla però anche di come questa politica a volte può diventare assurdamente scomoda e che può finire anche purtroppo a volte in un episodio drammatico. Angelo è stato ucciso nel 2010 e ancora non si sa, non si conosce il mandante, non si conosce l'esecutore. E allora noi con questo spettacolo vogliamo tenere alta l'attenzione, vogliamo parlare di questa storia perché Angelo è stato un esempio ed è un esempio che vogliamo raccontare anche ai ragazzi, quindi anche per le scuole.